I hear it. Immagino che qualche altra persecuzione del sistema si invece città della comunità, eccetera, eccetera. E anche in italiano la crisi, perché austerità, molte condizioni, attraverso lo stesso di 100 opere, e si rimane di sempre in azienda, la procura di capitale di disegno italiano, dirigia la crisi epocale dell'ultimo secolo, lavorando a strategie creative, dell'autoria dei 30 austerità negli anni 70, la presenza dei viaggiatori nostri rimane una strada nel comitato dei vincoli che sono un'opportunità. Andato da roccia, tecnica, immaginazione. Non so più dal pubblico, ho detto che si chiama Paolo Mendes, eccetera, eccetera. Perpetus. Sempre con la tipologia di priorità e caratteristiche, sono da gente più bella per il mondo. Scelta la posizione tra la sposta leggermente testa fino a vedere solamente il cerchietto, la freccia sull'interno.
Scusi, com'è che funziona questo schema qua del 3D? Sì. Cioè, com'è che funzionerebbe? Cioè, uno cosa fa? No, in teoria non ci sono i segni circolari. Appunto, come mai? Però, non so dirne il motivo. Però mi hanno detto solo di vedere una parte, come se non ci fosse, e vedere che è in 3D. Così mi hanno spiegato. Ho capito, sarà. Poi il percorso di qua, di là. E di qua. Ah, di qua. Ah. Questo è Nespolo, no? Chi è questo qui? Perché sia i lavori di Nespolo. Sì, Ugo Nespolo, infatti. Questo invece è bello, è indicato, è già elettrico. Devo mettere il tubo del dispositivo pubblico con l'impostazione automatica di montare la distanza. Buonasera, il prompt neurologico per il tubo di presidente DAI, siamo per un cittadino DAI, in teoria per la telecamera di serie di testa, la registrazione di video. Ha registrato scene di opzioni, 23 ore elettroniche, sulla televisione. Taci. Camera della Marconi, che è 150-60. Grazie.
scuola. Sono un profeta, mi piaceva. Sì. Stavo uscendo in Italia. Mi sono posti lì. Io sono tutto di giù. Questo è un pensiero. 70 che sono l'altro. Millieri. Sei in miseria della settimana? Esatto, quindi sono quasi 15 giorni. E il cambio sta per arrivare? Logico. Io voglio andare alla Sicilia. La vecchia classe politica italiana è stata una volta dei fatti e superata dai tempi. L'autoaffondamento del vecchio governo, schiacciati dal peso del debito e dal sistema di finanziamento illegale dei partiti, lascia il paese impreparato e incerto nel momento difficile del rinnovamento e del passaggio a un nuovo mai. L'occasione è solenne. Oggi, 25 marzo 1957, i sei stati rinunciano alla parte della loro sovranità in favore di un grande progetto, la comunità economica europea. I trattati di quello che mi piace fare è una cosa. Aspetta. Adesso. Un Thank you.
anche dentro di questo sistema che permette di sia in glifo sia in sede virtuale in basso a destra una visualizzazione di Roma. Italiana e anche la crisi, la legge beyond the crisis. Sì.
Silvio di Milano, i comitati qui hanno rifiutato praticamente quelle diverse presentazioni, quella che praticamente è la città, avevo praticamente di tre poi sono diventato assistente terziario presente. Con toiletto, la scrava, la scione, la ghisa, la medana, la ne, ringhiera, la bichetta, la cotata milanese, il ciotto milanese, panetto. Un passo, posso? Prego, prego. Grazie. Che tiene in sue ginocchia una bellissima fanciulla e un brutto ranocchio gigantesco. Guarda appunto questa fanciulla a quale domanda: ma chi mi garantisce che tu sia effettivamente un principe azzurro stregato? Questa è la barzelletta. Planiforme che ho recuperato dal Touring Club, hanno dato un canto al Touring Club.
Crespo Masetti. Del bello e funzionale coniugato in varie forme. Beh, e nel designer italiani. Regione Sardegna. Hai take. Dall'autoproduzione all'autosufficienza. Meraviglioso, cosa di bella l'altra. Luisa Bronzini. Thank you.
fine di noi ragazzini si fanno vedere, hanno disponibili da loro, siccome loro e loro lavorano con la tempo con l'America e tutti i ragazzi. Non so, non devo sponsorizzare il famiglio di questo vino, è dato un salto a fare lo stesso. Se c'è il ricevuto per mandare, se c'è il ricevuto per gli spazi che siamo usciti dalla testa di Eschke, di una casa che sembra così, non proprio vero, la vigilia di struttura con una manifestazione incredibile, produzione di una serie di... Senta, lì dove c'è gli oggetti autocostruiti, manca una lettera, l'impari lavoro. Sì. Faccio... Sì. No, non c'è proprio. Lavorano. Ok, grazie. Diciamo quelli del museo, mi collega, grazie. Com'è? Non ho capito. C'è staccata la via e l'hanno dimenticata. Grazie. Come, sicuro. E faccio i vivi complimenti per chi è organizzata. Veramente bella. Anichierico, per caso, non è che sia parente di Walter Chiari, no, eh? Anichierico, sai perché il nome di Walter Chiari si chiama Anichierico, no? Non è che sia... No, credo che non c'è... Capito. Capito. Non ne sono sicuro. Capito. Chi era quella famiglia del grande attore. Sì, esatto, sì. Insomma, mi pare che sulla sette suo figlio... cura, esatto, sì. Lo stesso mi pare che ha fatto anche Italian Ghost Talent, ecco, provare. Mi pare che lui, poi su Canale 5.
insomma. Certo, gratifica gli occhi, gratifica l'intelligenza, vedere tutte queste cose belle, però no. Insomma. Non male che ha avuto il buon gusto anche di dare la possibilità di fotografare, perché sempre è una pubblicità che si fa, si diffonde informazione ed è utile. Sì, perché poi... anche nel precedente museo ci avevo permesso di fotografare. Ah, bene, prima bene. No, ma poi sì, perché era difficile per i visitatori non fotografare le registri belle, e anche per noi dire appunto. Quando fa così tantissima gente, oggi c'è la settimana. È chiaro, chiaro. Domenica, esatto. Così è più semplice per te. Esatto. E poi una pubblicità gratuita, no? C'è stata pubblicità in giro con poster, eccetera, eccetera. Quando uno basta che fotografo, poi magari lo diffonde. Sì, è vero, tutta pubblicità. Sì, allora. Stavo quasi per perdermi. Sai che una piccola storiella, no? C'è una barzelletta di un disegnatore spagnolo, no? Si vede un gigantesco ranocchio schifosissimo che tiene sulle ginocchia una bellissima fanciulla, no? E questo qui con una voce flautata le chiede: ma chi mi garantisce che tu sia effettivamente un principe azzurro stregato? Esso. Dico un'altra piccola barzelletta, tanto perché siamo in spirito. E allora, dunque, perché non libro di barzelletta, e loro dissero: maestro, allora lui disse: Y quadro è uguale a 2pi, 2px. E i discepoli dissero: maestro, noi non capiamo il tuo dire. Il maestro rispose: è chiaro, una parabola. È pure una matematica. Penso. Grazie, buongiorno. Grazie. Grazie. Niente, no.
gimnasio Tomas Maldonado, Amo Lugias, amico buon Lapo, creativo Lapo. Io voglio dare qualche dritta al buon Marchionne, magari per ipotesi di mettere coprire le auto con un texture della di basare lì a cerchi inseriti in quadri, inseriti in elementi quadrati, in colori complementari, un interessante effetto estetico. Quindi faccio capire secondo me. Scienza, raccontatrice di Trieste. www.editorialescienza.it www.giunti.it, siete che è stato parte del gruppo. Ci è dato anni 990. La scala
ricorda questo tipo di tracce, strutture, ad esempio come questa, il grande Diana Moreno, insomma, l'apertura per le macchine, per le auto, per la 500. Quindi mi pare che sia. Aperto per centri capoli veri, scrittura critica. C'è in giro l'albergo che stiamo comprando 8 euro. Ci deve far abitare insieme Petti, il quale fece pubblicare le pubblicità un compendio di pubblicità negli anni 80. Scusi, un'informazione, ci avete per caso le cartoline in 3D? Di cartone? Sì. E poi volevo chiedere, del Vasara lei, avete qualcosa? Non può far vedere dove sono? Questo che le dici? Sì. Ah, attenti nascosto. E cosa viene? Scusi, il volumetto di questo? 35. C'è un riscontro per i giornalisti, no? No, perché... E poi c'è anche questo. Capito. Guarda, questi due. Ah, siccome così costava poco, volevo questo. E così questo è troppo poco. Queste sono le mie villa Vasarelli. Copertura di con questo tipo di strutture, tipo questa, le auto, e anche la consulenza dell'APO.
conoscevo il materiale, la Zara lì, costa 5 euro. Questo è 40 euro per Morgan. Ne appena siamo per pulire le sue monete. Quindi chi aspetta? Stefano.